gato. Papá, me llamo un gato. Non puoi guidare meglio, stupido autista. Ecco, me ne vado. Ancora e c'è anche puzza. Ciao. Tanta puzza. E non salgo più su questo stupido autobus. Hai capito? Ti spengo anche le luci. E me lo devo sbattere. E fa l'incidente. Hai capito? Stop. Aia, fa male. Io adesso sto andando alla scuola dei bambini cattivi. E finisco sempre la sera. Perché c'è il pomeriggio. Oh, stupido cartello. Stop! Nessuno mi dice quello che può fare! Che posso fare? Hai capito? Neanche imparare l'italiano! Ecco, adesso io torno a casa. Volevo una macchina tutta mia. Una bicicletta. Un mezzo di trasporto. Perché? Aspetta, mi scappa la cacca un attimo, scusate. Ecco. Ah, l'autobus mi fa questo effetto! Che cavolo! Apriamo tutte le finestre, che c'è una puzza qui dentro! Ah, buono! Carta igienica, eccola qua! Ci puliamo il culetto, davanti, tutto! Ecco qua! E tiriamo anche l'acqua! Adesso! Oh, ma quanto sono bello! Che bello che sono! Sì, ma non potevi mettere lo specchio un pochino più in basso? Devo salire sul lavandino! Ciao! Sono l'occhino! Mi vedete? Sì? No? No? Sì? Oh no! Ma cos'è? Ma è cambiata tutta la casa! Ne sono accorto adesso! Papà è ristrutturato! È passato, spero. Ma che bello quell'orologio. Io voglio una poltrona come questa. Ma aspetta, si è trasferito qualcuno là. Una ragazza. Posso spiarla. Sì. Aspetta, faccio finta di guardare la televisione. Pop pop. Ehi, accenditi. Ma non è collegata. Questa è la mia nuova casetta. Ma adesso ho sonno. Provate a completare. Non è una parolaccia. Non è una parolaccia. L'occhino è family friendly. Capito? Può essere un nome di una persona. Quindi chi indovina lo saluto nel prossimo video. E scriverò sul muro il suo nome. Quindi adesso andiamo qua dentro. Oh. Ecco qua. No, non so più pipistrello. Non devo dormire qua. Devo dormire sul lettino. Quindi buonanotte. Ma c'è ancora la telecamera di mio papà. Ma... adesso gliela spacco e non potrà più guardarmi mentre dormo o mentre faccio altre cose al computer. Ecco, è indistruttibile. Va bene, dormo. Notte. Che bella dormita. Ma adesso dovrò prendere l'autobus con tutti gli altri bambini. Puzzolenti. No, oggi facciamo qualcos'altro. Andiamo nel garage e prendiamo la macchina di mio papà. Tanto le chiavi le mette sempre al solito posto. Allora, c'è posta? No. Una volta mio papà mi ha infilato qui dentro. Sono rimasto chiuso per giorni finché non è arrivato il postino. Però poi un cagnolino l'ha rincorso, quindi il postino è scappato. E io sono rimasto ancora lì dentro. Oh, chi è che ha lasciato il bosacco aperto? Ho il garage aperto, no. Ok, garage. Ecco, come se non l'aveste capito... C'è scritto garage. Garage. Qua ci sono gli attrezzi. Oh, ci sono tanti attrezzi. Ecco gli attrezzi di mio papà. Com'è disordinato. Adesso devo... Ma la macchina? Dov'è la macchina? Non trovo più la macchina. È andato via. È andato via ancora. Ma sono sempre solo a casetta. Allora, cerchiamo qualche attrezzino qui. Cosa c'è scritto? Niente. Questo... Si sta aprendo! Ah, no, chiudiamo. Non so cosa tiene nascosto mio papà. Ma quante cose... Ah, no,
Che cos'è questa cosa? È sterilizzarsi. Sì, sterilizzarmi. Sono tutto sporco. Tutto sporco di pipì. Che io faccio sempre la pipì in giro. Allora, se non posso avere un... No, non ti prendo. Non ti prendo. Stupido autobus. Se puzzi, c'è l'autista stupido che fa le fermate brusche. Non ti prendo più. No, basta autobus. Adesso invento io, faccio... cavalco il martello. Sì, vai con il martellino. Sì, no, ci metto troppo. E poi fa male. Ok, l'ho inserito nel posto sbagliato. Però non penso si possa guidare. Ecco le chiavi. Chiavi nella macchina. E questo era il martello di papà. E questo è il coltello. No, forse è meglio lasciarlo giù. Ma se non posso fare una macchina, che cosa posso fare? La poltrona di prima. Sì! Oh, la poltrona, che cosa serve? Serve un motore, le ruote e poi quella che ho sopra. Però se la distruggo e la uso per fare una macchina, poi mio papà mi uccide. Davvero? E i lingotti di ferro. Allora, per fare questo... Mi ricordo che ci serve... Sì, ci serve della lana. Però noi non abbiamo lana. Abbiamo solo una cosa e... Lo so, fare una macchina di carta igienica non è proprio l'ideale, però è sostenibile. Quindi, prendiamo un po' di carta igienica. Questo è il pulsante d'emergenza di quando scappa la cacca. E allora io mi metto qui e faccio così. Ecco qua. Sì, ne c'è un po' troppo di carta igienica. Allora, oh, ciao, sei ancora tu? Sì, guarda, mi muovo a destra e lui si muove a destra. Mi muovo a sinistra e si muove a sinistra. Mi copia, basta copiarmi. Sono l'unico bambino di YouTube. Hai capito? Brutto scemo? Ecco, allora, torniamo giù e creiamo la nostra poltrona. Oh, mi sono fatto male. Forse non dovrei fare questi salti. Ok, allora... La poltrona si fa così. Eccola qua. Una poltrona bianca. Però noi abbiamo bisogno di una poltrona arcobaleno. Come si fa la poltrona? Couch Jab? Le pecore arcobaleno. Se voi non sapete come si fanno le pecore... Aspetta. Lei è una ragazza. E le ragazze danno sempre i nomi alle bambole. Tipo... Barbie. Sì, non hanno molta fantasia le ragazze. Però c'è un modo. Possiamo rubarle. Poink, poink, poink. Oh, ce l'abbiamo fatta. Adesso dobbiamo solo salire sul tetto. Wow, ce l'abbiamo fatta. Ma è altissimo qua sopra. Però potrei cadere lì. Dovrei centrare la ciambella con la paperella. Oppure là. No, là è troppo lontano. Ok. Allora entriamo qui dal tetto e andiamo pian pianino. Ma quello è il letto. Chissà quante cose ha fatto quella ragazza nel letto. Sul letto di una ragazza. Che schifo! Che schifo! Mio papà dice che non dirò lo stesso da grande. Cioè, mi piacerà stare sul letto di una ragazza. Ma è rosa. Fa schifo! Fa schifo! Ok, dove lo tieni? Ehi, cosa fai tu qua? Oh, non voglio sapere. Qui dentro... No, qui dentro i vestiti. No, qui dentro. No, e qui dentro. Eccole. Prendiamone solo una, così non si accorge. Poi te la ridò, giuro. Sì, te la ridò. Ok, allora scappiamo dalla finestra. Addio camera di una ragazza. Passerà molto tempo prima che ti rivedrò. Addio. Ok, pensavo che la caduta sarebbe stata più epica. Invece no. Ok, allora adesso andiamo nel nostro garage, proviamo a far così e andiamo all'incudine. Qua e gli cambiamo il nome in Jab. Jab. Oh, si è evoluto il Pokémon, è salito di livello. Sì! Ok, allora, se io adesso ti do questa, diventi una pecora. No, è diventato arcobaleno! Oh mio Dio, è bellissima! Oh, che bella! È coloratissima! Sì, voglio metterci le ruote! Dove sono? Ruote qui? E il motore? No,
Qui? Il motore? Ecco qua. Motore. Piedi di porcellino. Ok. Come fa? No! No, 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 no. Brum, brum, brum. Perché non va? C'ho la ruota al motore. Ah, devo mettergliele. Ok, allora. Ti distruggo un attimo, eh. Che bello, una cosa coloratissima in mano. Sembra le nuove Insta Story. Mancano i lingotti di ferro. Ma dove le prendo il ferro? Sono un bambino. Ok, abbiamo messo il motore e le ruote di plastica. Adesso ci servono i lingotti. Possiamo fare una cosa? Prendiamo tutti gli attrezzi di mio papà. Ok, anche questo, piede di porcellino. E adesso andiamo nel frullatore e li facciamo diventare ferro. Uno, due, tre, triangolo, quadrato, no, cerchio, R2, no, non so contare. Ok, e adesso accendiamo il nostro trapanatore, frullatore. L'accendiamo e dovrebbe mischiare tutto in lingotti di ferro. Vediamo? Sì, li ha trasformati in lingotti. Lingotti di ferro. Abbiamo tutto? Possiamo farla? L'abbiamo fatta. Sì. Non la cacca, eh. No, no. Quella l'ho fatta prima. Ok. Oh. Scusa? Ehi? C'è qualcuno qui dentro? Come cavolo si apre questa cosa? Cry, cry, spesa fantastica. Ehi? Oh mio Dio! Addio! Ma è bellissima! Ma quindi... posso... no, manca il carburante! Ma che palle! Oh! Oh! È partita! Sta andando! Sta andando! Wow! È velocissima! Stupid Autobus! Ci vediamo! Ciao! Ok, forse mi viene mal di testa guidare sta cosa. Tra il rumore e tutto quanto. Oh, andiamo velocissimi! Oh, più veloci della luce! Ciao ragazze! Ciao! Guardate la mia nuova poltrona!